Accanto alle celebrazioni e commemorazioni ufficiali, il 25 aprile sarà festeggiato a Torino con una manifestazione in Piazza Castello, che dalle 15 a mezzanotte vedrà alternarsi sul palco nomi illustri della musica rock d'avanguardia come Baustel, cantautori cult come Gianmaria Testa, ma anche la fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Nel pomeriggio e nella serata, consacrati alla festa della Liberazione, ci sarà spazio anche per letture di pagine di storia e di letteratura dedicate al 25 aprile. Il Consiglio Provinciale è in prima fila nell'organizzazione della manifestazione torinese. Da Presidente del Consiglio Provinciale voglio usare questo breve spazio per appellarmi a tutti i cittadini, non solo perché possono garantire la tradizionale partecipazione alle celebrazioni della Festa della Liberazione, ma che ci diano una mano noi tutte le istituzioni per garantire che questo momento sia non solo un momento di ricordo del passato, ma viva per le nuove generazioni. In questo senso abbiamo lavorato col Comitato della Resistenza Regionale per fare un grande momento di piazza a Torino, con festa anche con gruppi musicali, perché riteniamo che sia importante che anche le nuove generazioni possono vivere con contenuti e con i valori che hanno portato al nostro paese la democrazia. Celebriamo quest'anno il 65esimo anniversario della conclusione della lotta di liberazione nazionale, e ci tengo a dire che è un movimento nazionale, non locale come qualcuno vorrebbe far intendere. È una celebrazione che non può assolutamente e non deve assolutamente sembrare essere superata, ma deve essere motivo di ricordo e gratitudine verso coloro che sono stati i testimoni e quindi i martiri dell'affermazione di valori importanti che hanno dato inizio e base alla nostra Repubblica, che sono stati il fondamento di un documento importante che è la Carta Costituzionale. Il 25 aprile deve ritrovare il suo significato di festeggiamento dell'unità nazionale. Abbiamo bisogno, quest'anno più che in altre circostanze, che le istituzioni lavorino per concorrere a questo risultato. Sono troppi anni che il 25 aprile si trasforma in una manifestazione di una parte dell'Italia contro un'altra parte. Il tempo ormai è passato per tollerare queste linee nette di demarcazione. Il futuro dell'Italia è un futuro che non può prescindere da un'identificazione totale di tutto il popolo italiano in un unico valore nazionale. È tutto, grazie per l'attenzione. Appuntamento fra 2 settimane con La Voce del Consiglio.